quando sono partito, ero partito tempo fa per il trading, perché a me il network mi faceva cagare. Mi faceva cagare Salvo. Ok, veramente. Non era quello che volevo fare. La realtà dei fatti è che dopo avevo capito che non mi piaceva fare una determinata cosa. Che non dico che per forza di fare network, ma magari non mi piaceva fare quella determinata cosa perché la vedevo con la prospettiva sbagliata. Cambiando il punto di vista in cui vedevo le cose, ha iniziato a piacermi. Sai perché odiavo fare network? Perché per me era, senza che nessuno l'avesse spiegato, era devo convincere le persone, devo star lì a scrivere, a chiamare, messaggiare tutto il giorno, devo star lì a insistere, devo star lì a rompere le scatole. Questo era come io pensavo del network. Poi c'è stata una persona che invece mi fa: tu la vedi così? Io sai invece come la vedo il discorso di network, dar la possibilità ad altre persone di realizzare i propri obiettivi, di avvicinarsi ai propri obiettivi. Quindi, se io so che ho uno strumento che può permettergli alle persone di aiutarle genuinamente, in maniera etica, a guadagnare più soldi, più tempo e più salute, cosa mi farebbe pensare che gli sto rompendo le scatole, gli sto dando una soluzione, gli sto dando una mano? E lì effettivamente mi ha fatto riflettere, ho detto, beh, non è così male, se in più guadagno soldi, guadagno tempo, perché alla fine comunque provo a pensarci salvo, se tu hai tanti soldi, puoi decidere cosa fare del tuo tempo. Perché se tu avessi 1 milione di euro sul conto salvo, faresti quello che fai adesso. Assolutamente, Hai capito? completamente Quindi i d'accordo. Io soldi comunque danno la libertà anche del tempo. i soldi, io sono del parere che fanno la felicità, Luca. Molta gente mi dice che non fanno la felicità, ma secondo me sono proprio quelli a fare la felicità, perché ripeto, Ma guarda, i soldi spesi bene fanno la felicità, perché ti posso dire, puoi avere 1 milione di euro, ma se dove potresti potenzialmente fare qualsiasi cosa, perché puoi prendere un volo, andare da qualsiasi parte, ma non hai nessuno con cui farlo, ti divertirebbe ancora così tanto. certo, ovviamente. Capito? Quindi i soldi fanno la felicità se usati nel modo giusto. Però Certo. sono d'accordo con quello che dici te, sicuramente non sono d'accordo con chi dice che i soldi non fanno la felicità. Però tu sei giovane e sei ambizioso. E adesso e hai anche tante energie, che secondo me stai dedicando a fare le cose che in questo momento ti disallineano dal tuo obiettivo che mi hai appena comunicato. Cioè tu hai una priorità che è qua, ma tu stai lavorando verso quest'altra direzione. Capito? È assolutamente E bisognerebbe dare una. Bisognerebbe intervenire dal mio punto di vista in maniera abbastanza tempestiva, nonostante c'hai diversi limiti come sicuramente l'età, il tempo e quant'altro. Però sai cosa? L'illusione più grande delle persone è che più si va avanti e prima o poi avverrà qualcosa di straordinariamente magico che farà cambiare la situazione. Non succederà perché sia prendere una decisione, sia non prendere una decisione. In entrambi i casi per me significa aver preso una decisione, sia che tu la prendi, sia che tu non la prendi. Perché se tu prendi una decisione, cambierà quella che è la traiettoria, ma anche uno che non prende una decisione comunque influenza la traiettoria del proprio futuro. Sia prendere una decisione che non prendere una decisione, per me è comunque prendere una decisione. Ed è anche vero che però le cose cambiano quando noi prendiamo decisioni, non quando noi non prendiamo decisioni. Quando non prendiamo decisioni è la vita che la subiamo. Quando noi prendiamo decisioni, la vita la affrontiamo. certo. Se mettessimo giù, guarda, io quello che posso fare, ed è l'unica cosa che mi viene in mente, per cercare di sicuramente crearti un'entrata extra, quello sicuro. E nel lungo andare poi, perché comunque lungo andare io intendo nell'arco di 1-2 anni, ok? Non 20 anni, roba di questo genere. Sarebbe mettere giù un piano d'azione partendo da 1 ora al giorno. Perché prova a pensare, dedichi 1 ora al giorno. Metti il caso che le cose si evolvono in questo modo, che tu dedicando 1 ora al giorno arrivi a un certo punto in cui dedicando 1 ora al giorno percepisci la stessa somma, anzi fai magari la metà di quello che tu guadagni a lavoro in questo momento. Dedicandoci 1 ora al giorno, arrivi a un punto in cui prendi la metà di quello che tu prendi dal tuo lavoro, però lavorando 1 ora al giorno tutti i giorni. Cosa potresti dire? Bene, magari smetto di fare il lavoro che faccio adesso, sacrifico il 50% del mio salario, del mio guadagno, ma ho molto più tempo.
per far scalare l'attività. Quindi se già un'ora al giorno prendi il 50%, dedicandocene 2, 3, 4, o la stessa energia che dedica a quello che fai in questa cosa, quanto potrebbe scalare l'attività in maniera interessante? È anche vero che ovviamente bisogna essere disposti poi a farlo. Io guarda, ti posso dire, non sono forte a insegnare a fare trading, ma penso che anche chi fa finta di insegnare a fare trading, lui guadagna più dai corsi che vende che dal trading stesso. Ti posso dire, me la cavo qualcosa con Airbnb? Va bene, ma dove ti posso sicuramente aiutare di più ed è da dove quello che guadagno anche di più in maniera trasparente è l'attività di network Ma questa qualcosa è corto. marketing. Entrare sì, entrare serve per avere il proprio back office, avere il proprio referral link, il proprio website. Conoscere e testare i prodotti. Ti ricordi che c'erano tre pacchetti? Sì, però non mi ricordo i prezzi. Sì, ce n'è uno da 1000, uno da 600, uno da 200. E cosa cambia in base al pacchetto con cui tu entri? Cambia ovviamente gli strumenti, il supporto che tu ricevi. Io, per esempio, che ne so, facciamo l'esempio con quello base. Se tu dovessi prendere, che ne so, il pacchetto basico salvo. E sicuramente prenderò quello. Ok, il pacchetto basico costa 2,50. All'interno vengono, ci sono dei prodotti che al giorno d'oggi vengono venduti sul mercato, te ne arriveranno 18, sul mercato vengono venduti a 35 euro Ok. l'uno. Ok, cioè tu acquisti una cosa a 250 euro, il contenuto di quei prodotti rivenduti sul mercato potenzialmente si può mettere giù un piano d'azione per fare dei lanci e in una settimana provare a venderli tutti, che sul mercato valgono 6,30, praticamente più del doppio. Senza considerare poi tutto quello che si può fare anche al di fuori, ok? Quindi c'è tutto un piano marketing composto da 5 bonus, uno potenzialmente potrebbe iniziare Airbnb, ma te lo sconsiglio, potrebbe iniziare a fare trading, ma anche questo momento te lo sconsiglio semplicemente per il tempo e per i capitali che servono. Però qual è la strategia? Quale sarebbe la strategia? Accumulare liquidità. Quindi, è vero, sacrificare temporaneamente dei soldi, quindi in questo caso 250 euro, con l'obiettivo di mettere giù un piano per i prossimi 90 giorni, di andare a triplicare. 250 euro per tre non sono numeri da capogiro, ti dico la verità. Ok? Sono numeri abbastanza. Poi dipende dal ritmo. Io sono uno che quando spinge sull'acceleratore, non sta al 20 o al 50%, fa full gas. E ovviamente a me piace, tra l'altro, lavorare con persone che non vogliono spingere full gas, ma per quale motivo? Perché lo devono fare per loro stessi. Se effettivamente la situazione in cui sono è veramente scomoda, tanto da sentirsi in maniera tanto da provare dolore. Ok? Allora è quel dolore lì che ti fa scomodare a cambiare e reagire. Però il problema, sai qual è che tante volte salvo? Che le persone sono in una situazione che non gli piace, ma non sono nemmeno così tanto nella merda. Quindi è la via di mezzo che è la peggiore. Ok? Quando il dolore di rimanere la stessa persona è più alto del dolore di cambiare, allora avviene il cambiamento. Altrimenti, se no, la persona rimane la stessa. E io punterei tanto su questo, io punterei tanto su questo, che non è quello che all'inizio le persone capiscono, perché apparentemente sembra quello più scomodo, ma è quello che effettivamente dà di più all'inizio. Perché? Perché puoi delegare l'80% lavori a me, il 20% te, l'80% lavori a me. Con il trading purtroppo non puoi fare la stessa cosa, devi farla te. Con Airbnb non puoi fare la stessa cosa, devi farlo per forza te. Questa è l'unica attività che puoi delegare all'inizio a qualcun altro. E per Ma esempio, cosa io quell'ora al giorno dovrei, cioè cosa dovrei fare? all'inizio ti suggerirei di affilare l'ascia. Cosa intendo? Tipo io per far capire questo concetto faccio questo esempio. Ci sono due boscaioli, ok, che devono tagliare la stessa porzione di terreno, di alberi. Okay, hanno una porzione di terreno con tot alberi uguali e devono tagliarlo. E c'è una gara a chi lo finisce per primo. Il primo boscaiolo prende l'accetta e inizia a battere colpi sugli alberi.
Ok, senza curarsi che la lama fosse affilata né della tecnica, inizia subito, fin dal primo secondo. L'altro invece spende, o meglio investe, lo si saprà alla fine, l'80% del suo tempo per affilare la lama e sapere esattamente in che punto colpire dell'albero. Sai qual è il risultato finale? Che il secondo boscaiolo, che è rimasto per l'80% del tempo fermo ad affilare la lama e affinare la tecnica, nel restante 20% fa tutto quello che l'altro boscaiolo, senza tecnica e senza lama affilata, non è riuscito a fare. Ok, quindi all'inizio per l'80%, che ne so, mettiamo un mese. Ok, mettiamo un mese salvo. Nel primo mese, l'80% del tempo ti direi dedicalo, quindi un'ora al giorno di un mese. Il primo 80% del mese lo dedicherei ad affinare la tecnica e la lama. Quindi studiare, imparare competenze, affinare la tecnica, saper come posizionarsi e piazzarsi sul mercato senza muovere un dito. E il restante 20% del tempo lavorare, fare l'azione, quello che serve effettivamente poi per ottenere risultati. Ma i risultati arriveranno in maniera più grande perché tu ti sei preparato, tu ti sei allenato prima. Ok, sempre mantenendo un'ora al giorno, suddividendo questo su 30 giorni, che ne so, 20 giorni, un'ora al giorno di formazione. Gli ultimi 10 giorni, al posto di un'ora al giorno di formazione, di queste ultime 10 ore del mese, un'ora al giorno di azione. Quindi applicare quelli che sono 5 passi che io condivido per ritornare dall'investimento. Questo e nient'altro c'è da fare, sinceramente. Ok. E questi sono i 5 bonus che tu hai. Il primo, per esempio, quei prodotti di cui ti parlavo sono questi. Questo cosa significa? Che non bisogna diventare dei postini che vanno in giro a vendere spray? Assolutamente no. Però ti posso assicurare che sono prodotti che le persone al giorno d'oggi cercano. Ti faccio un esempio. Questo è per la perdita di peso. E noi ovviamente andiamo a spiegare strategie su come posizionarci e fare in modo che le persone ti acquistano questi spray. Questo per dormire meglio, ok? Per chi soffre di insonnia. Sai, 6 persone su 10 soffrono di insonnia. Quindi potenzialmente ogni 10 persone che vedi per strada, 6 hanno bisogno di questo spray. E ogni spray che tu vendi, sai quanto ci fai? Generalmente 15. Adesso ci fai 20, perché c'è una promozione. Per ogni spray ci fai 5 euro in più. Ok? Questi spray costano 30-35 euro al cliente, durano un mese. Se uno ti obietta e dice 30-35 euro un barattolino così, beh, innanzitutto dura un mese. Questo ti aiuta a dormire meglio. Come dire che non sei disposto a investire 1 euro al giorno perché prova a scomporre il costo per i 30 giorni, è 1 euro al giorno. Come dire che tu non sei disposto a investire 1 euro al giorno per dormire meglio. La gente spende 5 euro al giorno in sigarette, che fa male. Spende 2-3 euro al giorno in caffè, che è una sostanza acida per il nostro corpo, che macchia i denti. Spende 5 euro al giorno in abbonamenti. Come dire che le persone non sono disposte a investire 1 euro al giorno per dormire meglio. Ok? Lì bisogna far ragionare le persone. E questo per esempio è il primo modo, però non è l'unico. Quelli sinceramente che interessano di più, con i quali si può sfruttare di più la forza lavoro che andiamo a generare assieme, è fare un lancio e fare un lancio di qual è che è la tua attività per reclutare e trovare nuovi clienti. Quindi fare un lancio, ci saranno persone che vorranno partire col core. Chi partirà con l'extension, chi partirà col Premiere. Ovviamente il lancio e tutto quanto te lo strutturerò io. Ti farò vedere assieme a te come si farà. Ogni persona che parte col core guadagnerai 35 euro. Io non mi nascondo dietro un dito. Se tu dovessi partire col core, io guadagnerò 35 euro, con il quale ovviamente dovrò investire del tempo per aiutarti e io farò la stessa cosa con le persone che tu iscriverai. Extension 90, Premiere 180. E bisogna guardare il valore che si porta sul mercato non è il perché una persona, quante persone, quanto guadagno, ma il perché sto guadagnando questi soldi. Perché tu stai offrendo alle persone che si stanno iscrivendo uno strumento per avere più soldi, più tempo e più salute. Le persone capiscono e devono capire che questo non è un costo, non è una spesa. Tu stai acquistando un'attività. Alcuni mi dicono col pacchetto Premiere, sì, ma è uscito l'iPhone 15, no? 1500 euro il telefono.
pacchetto Premier costa 1100. Sì, ma non stai acquistando un telefono, non stai acquistando un costo, stai acquistando un'attività. Ok. E poi ci sono altri bonus sul fatturato totale. Te lo spiego in maniera breve. Se tu all'azienda porti 1100 dollari di fatturato, quindi 1100 euro praticamente, che praticamente è un pacchetto Premier, quindi il più grande, oppure quattro pacchetti base, oppure due pacchetti intermedi da 600 euro, fa più di 1100. Tu quello che guadagni sono 500 euro. Il 50%. Cioè, a volte le persone non si rendono conto di quanto, cambiando la prospettiva di come vedono le cose, possono cambiare anche i risultati. Per far 500 euro, magari col tuo lavoro devi lavorare 6-7 ore. Per far 500 euro qua devi parlare a una ventina di persone. Ma il problema è come parlare con le persone, Luca. Il problema è risolto. Quando tu entrerai, ti verrà dato uno script che io utilizzo. Ora, ti faccio vedere una cosa. Così almeno ci credi. No, ma io ci credo, per carità. Te lo faccio vedere qua perché abbiamo il sito oggi in manutenzione e quindi stiamo andando avanti con i video, cioè con alcuni video che ho su YouTube io. Ovviamente in modalità privata. Guarda, il titolo di questi due video, lezioni che ho fatto. Chiudi con questi steps qualsiasi persona con Premiere o Spark. Sai cos'è il Premiere? È il pacchetto da 1100. Ogni pacchetto Premiere che tu vendi ti dà 350 euro. Così. 350 euro. Qua spiego in due lezioni, la prima e la seconda, che durano 2 ore, quindi tu potenzialmente se dedichi 1 ora al giorno, in 2 giorni hai le skill su come poter chiudere qualsiasi persona con Premiere o Spark e come anche andare a trovarle e la strategia, lo script, per farti quei soldi lì. Spark è un servizio che noi vendiamo a 1000 e ti vengono dati 200 euro il giorno dopo in cripto. Sai quanta gente nella mia organizzazione ha comprato Spark al momento? Perché all'inizio le persone magari ci sta che non conoscono cos'è e magari non sanno qual è il potenziale. Allora, io entro sul mio back office, vado su Crypto Algorithm, così sono trasparente. My Referrals Team. Allora, questo qua è la mia dashboard, Luca Obiani, mi dice lo sponsor chi è, Paolo. 682 persone nella mia organizzazione hanno acquistato un servizio che costa 1000. Perché a volte le persone dicono, sì, ma non c'è nessuno che è disposto a pagare 1000. Sì, sicuramente con questa attitudine non si trova nessuno. Però quando tu vedrai video come questi, o come questi, Spark, Envision You, massimizza i profitti in questo modo, le persone pullureranno per entrare e fare Spark, perché gli verrà trasmesso, gli farai percepire che costerà di più non farlo che farlo. Però oggettivamente è questo. Spark, ci troviamo in una situazione economica particolare prima dell'halving di Bitcoin. Le persone che non lo fanno è perché non si sono rese conto che veramente costa di più non farlo che farlo. Non investire 1000 euro su Spark significa perderne di più. Comunicazione. Non è questo il problema. Le persone ti faranno vedere come noi le troviamo e come le scriviamo. A una condizione. Se sarai disposto a essere insegnabile. Insegnabile si intende ad ascoltare. E poi, man mano che si va avanti, si percepiscono anche diversi income. Con 4K di fatturato, tu ti prendi 1000, con 8K di fatturato, ti prendi 2000. E via dicendo. Ti sto annoiando? No, assolutamente no. Capisco che sei un po' stanco.
No, ma scherzi, Luca, è una cosa più che altro che mi interessa, capito? E ho intenzione di iniziare, sì, però ti dico la verità. No, Non adesso. perché c'ho un po' di spese, sai, c'ho la patente da pagare che sono 400 euro. E io, dato che prendo 800 euro al mese, devo aspettare l'altro stipendio. E gli altri 400 che fine fanno? Vanno a farsi te li bevi a Capodanno? No, però mi devo pur mantenere, sai. Sì, ma questa non è una spesa. Cioè, Lo so. Lo se io ti dicessi e avessi un contratto qua virtuale che firmassi, ti dicessi: guarda, Salvo, se tu paghi 250, guadagni 650, mi diresti aspetti a farlo o lo faresti subito? so. No, lo farei subito. Questo è il potenziale, eppure stai rimandando. Sai Però perché? guarda, io non so quando guadagnerò tot soldi, capito? Perché Esatto, dipenderà da te. come hai detto tu prima devo affilare l'ascia, e per affilare l'ascia vuol dire che dovrò studiare. E Non sei è disposto a stare in negativo per un mese di 200? Assolutamente no, però Allora, se non sei disposto a stare negativo di 250 euro un mese, ti consiglio di non avviare nessuna attività imprenditoriale, perché ci vuole la mentalità giusta e questa non è la mentalità. cioè, quindi io devo essere disposto di stare a meno di 250 euro al mese. No, mi spiego meglio. 250 è il costo del pacchetto. Ok? Quello che intendevo è: sei disposto per un mese a investire 250, ma potenzialmente nei prossimi 90 giorni andare a fare un per 3 di questi 250, oltre a quello che tu guadagni? Sì. Ovvio che tutti sono disposti. Però quando però bisogna concretizzare e dire, bene, allora partiamo, come hai detto te, questo mese non puoi perché hai diverse spese. Ma questa non è una spesa. Questa non è una spesa. Il fatto che tu vuoi posticipare è perché probabilmente non credi nemmeno te che sia fattibile fare una roba del genere, ma lo farei anch'io, perché in questo momento non hai conoscenza delle competenze, delle skills, delle strategie che utilizzo, dovresti basarti solo ed esclusivamente sulle parole di uno sconosciuto che sono io. Ok? E potrei anche farti vedere i numeri settimanali che faccio io, ma tanto avresti comunque la scusa di sì, ma tu lo fai da 5 anni. Ma proprio per questo, perché lo faccio da 5 anni, che saprei aiutarti a fare 250 euro. Che ti ridi? Però sai, le persone con una mentalità povera si focalizzano sul costo, le persone con una mentalità ricca si focalizzano sull'opportunità. Hai mai visto il video che sta girando sul web di uno zaino che dicono: ti do questo zaino per 1.000 euro, lo compreresti, Salvo? Oddio, dipende da che zaino. Cioè, quello zaino lì io non lo comprerei mai per 1.000 euro. Ok, e se ti dicessi che hai appena perso 990, no, 99.000 dollari perché dentro questo zaino ci sono 900, c'erano 100K? Cioè, quindi io devo essere consapevole che No, dentro. sai perché? Perché le persone, ripeto, come ho detto prima, con una mentalità povera si focalizzano sul costo. Una persona con una mentalità ricca avrebbe detto: ah, costa 1.000, fammi capire cosa c'è dentro questo zaino per costare 1.000. Non si spaventano del costo, vogliono capire qual è il vantaggio che ottengono. Costa 1.000 perché dentro ci sono 100K. Ecco perché la gente perde soldi. Perché quando è di fronte a un costo, lo vede tutto come una spesa, quindi dice: no, no, questo no, questo no, questo no, questo no. In realtà dei fatti è che tante volte dietro una spesa, apparentemente una spesa, si nasconde dietro un'opportunità. Però le persone chissà quanti treni perdono nella vita perché pensano che sono tutte spese. Dopo te lo mando su internet, anzi te lo mando adesso, so anche la persona che me l'ha mandato. E Ti posso riflettici su lasciare un numero WhatsApp? cosa? Ti posso lasciare un numero così magari ci sentiamo su WhatsApp? Se vuoi lasciarmelo. Ah, l'avevo messo nelle storie. Che ovviamente sono passate più di 24 ore. Comunque il concetto è questo. E perché se tu fossi stato nei miei panni, devi essere onesto, cosa avresti fatto? Se fossi stato nei tuoi panni, io ti inviderei a essere nei tuoi panni. Perché?
Perché tu devi sapere che io ho 18 anni, non ho 17, vero? L'unica cosa che forse potresti avere, l'unica scusa contro di me. E non te lo dico tanto per... Puoi chiedere a chiunque. Io a 18 anni mi svegliavo tutti i giorni alle 7 di mattina. Facevo dalle 7 alle 10, studiavo trading. Dalle Luca, aspetta che non ho... Sono andata alla linea, puoi ripetere per favore, perché ho 18 anni? Mi senti? Ora sì. Ok, stavo dicendo, io all'età di 18 anni, quando ho avuto la possibilità di iniziare il primo lavoro, facevo queste cose durante la giornata. Dalle 7 alle 10 studiavo trading, perché a 18 anni ero partito con quello. Dalle 10 alle 2 lavoravo in pizzeria. Mi ritagliavo un'ora per allenarmi. Vedi queste coppe qua? Queste qua erano coppe con le quali andavo in bici. Se tu vai sul mio profilo e scorri giù in fondo, vai un po' in fondo, sono le prime che caricavo. È lo sport che facevo, quindi dovevo allenarmi per le gare, per competere. Andavo poi in agenzia immobiliare 2 o 3 ore il pomeriggio. Non era un contratto a ore, era un contratto a provvigione, quindi io potevo essere là come potevo non essere là, perché tanto io guadagnavo solo e esclusivamente su provvigione, non avevo uno stipendio fisso. E la sera, dalle 6 alle 10, tornavo in pizzeria. E dalle 10 a mezzanotte finivo di studiare, far quello, mi recuperavo le live che mi ero perso. Questo è quello che è stata la mia non infanzia, però a 18 anni. Facevo due lavori, studiavo trading, non andavo, è vero, all'università o alla scuola, però facevo due lavori, dovevo portare avanti uno sport e dovevo portare avanti un business. India. Quindi ti capisco quando tu mi dici che dormi 3 ore a notte. Poi ti dico, no, a un certo punto dovrai smettere di fare questa roba qua, perché ti renderai conto che farai un sacco di cose e nulla ti produrrà. Ah sì, ne sono consapevole, lo sai. Ne sono consapevole. Quando iniziamo? Però possiamo iniziare anche stasera. Allora, rimaniamo così, il pacchetto viene 2,50. Io carico i soldi sulla carta e dobbiamo fare l'iscrizione, sì? Sì, quella è la cosa che ci impiega di meno. Io quello che voglio fare poi è mettere giù subito un piano, perché il mio lavoro, sai quando inizia? Quando tu ti iscrivi. Tanti pensano che il lavoro finisce quando una persona si iscrive. No, il mio lavoro inizia quando una persona parte. Spero solo che frutterà Luca. Però io ti posso dare il 100% di me. Devi sperare in te. Non devi sperare in me o l'azienda. L'azienda funziona. L'azienda quest'anno ha fatturato 36 milioni. Pensa, il 21 di dicembre, a me che sono stato uno dei primi, condividerà l'1% del fatturato aziendale con chi sono state le persone che hanno lanciato questa attività. In un anno 36 milioni significa che sono 3 milioni al mese di incassi che l'azienda ha portato, che l'azienda ha fatto. Immaginati che fosse anche l'1%, sono 30.000 di fatturato, che magari porti te, anzi fai lo 0,1. Sono 3.000. Sai quanti sono, se tu porti 3.000 di fatturato, quante ne entrano nelle tue tasche? Un 20%. Cos'è che è? 6-700 euro. Ma in cripto. Anche in cripto, se vuoi. Puoi decidere come farti pagare. Puoi decidere di farti pagare in cripto, oppure puoi decidere di farti pagare sul tuo conto, non so, che se hai una carta, una Mastercard o Visa. Intestata a mio padre perché ovviamente sono minorenne. Allora, ma a parte il fatto che tu puoi fare tipo Revolut, c'è una possibilità per farli da 18 anni, ce Però sempre intestato a mio padre. l'hai? Eh no, ma c'è una delega di Revolut. Guarda, mi è arrivata una notifica oggi dicendomi: hai figli minori di 18? Non è il mio caso, però è arrivata proprio oggi. Vediamo. È che col trading io non ho guadagnato una lira. Ma infatti non ti farò fare trading, bro, credimi. Ho speso solo soldi, capite? Quindi c'è da una parte c'è quella consapevolezza che mi frena, no? Non so se mi capisci. Certo, ti capisco, bro. Ma sai perché? Cavolo, se Perché... dovesse andare male come è successo con il trading, io che cazzo devo fare? E quanti soldi hai perso con il trading? Ne ho persi, Luca. Calcola che pagavo 160 al mese quando stavamo in IM.
E dopo pagavo 80 euro al mese Ora, più. posso dirti una cosa, Salvo? Dimmi. Quello che non dicono tutti, e io ripeto, guarda, ti sto già facendo uno sconto, ovvero darti quello che è frutto di 5 anni della mia esperienza prima ancora che tu parti. Io ho capito una cosa dopo 5 anni, che gli unici, e questo se non te lo viene in mente, ecco perché io non suggerisco a nessuno di fare. Ti ricordi cosa ti ho detto all'inizio della chiamata? Ti sconsiglio di fare trading o sbaglio? O me lo sto No, inventando adesso? non l'hai detto, non l'hai detto. Esatto. Per quale motivo? Perché dopo 5 anni ho capito che le uniche persone che fanno soldi con il trading, sai chi è che sono? Sono broker e chi vende servizi per i trader. Il trader è il cliente che fa guadagnare il broker e che fa guadagnare le persone che offrono servizi per il trading. Il trader è quello che tu ci credo o no. Se io c'erano persone nella mia cerchia nella abbastanza strette che dicevano che avevano milioni su conti di trading mai visti in 5 anni. Scusa, se io sono un tuo migliore amico e ho 1 milione di euro su un conto, penso che te l'avrei fatto vedere almeno una volta, no? Se sono un tuo migliore amico. Perché non li ho mai visti sti conti da tutte queste persone che ho conosciuto? Credimi, ne conosco di persone, però. Ne conosco di persone. Ah, sì. Ne conosco di persone. Ho Allora ti 1800 capisco. contatti sul mio telefono di numeri di persone che ho incontrato. E sai quando li ho fatti questi 1800 contatti? In gran parte negli ultimi 2 anni. E ti dico, negli ultimi 2 anni rispetto a prima sono anche diminuiti la quantità di contatti di persone che conoscevo. Però sai qual è la cosa bella? Salvo che la qualità è aumentata. E aumentando la qualità dei contatti che sono stati attorno a me, ho capito certe cose. I business, chi è che li crea? Le persone. E quando tu hai un grosso network di persone, capisci anche come vanno le cose. Ecco perché io sconsiglio di fare trading. Perché non voglio guadagnare, cioè non voglio essere quella persona che guadagna su vendendo un sogno di poter guadagnare soldi col trading. Sincero, mi sento in colpa se dovessi farlo. Tant'è che io non ti sto parlando di trading in questa chiamata. Ti sto parlando di offrire altri servizi sul mercato. Ok. Poi ti dico. Si può fare trading, ma quando si è nelle condizioni per farlo. Cioè io se una persona mi dice, guarda, ho 10K in banca e sono pronto a investirti, direi una parte investi nel trading. Però magari non farlo te, affidati a qualcun altro, gli direi. Facciamo così, Comunque, guarda faccio qua. Scopri questo. 18 anni, cioè, per chi è minore di 18. Tra i compresi 3, 6, 17 anni. Puoi fare Revolut. Faccio Revolut, poi se mi lasci un numero, Te l'ho già chiamo mia sorella. scritto su Instagram. Com'è? Te l'ho già scritto su Instagram. Ah, ok, perfetto, 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 Luca. Io ti ringrazio, spero che riusciremo a fare grandi passi. Io ce la metto tutta, do il 100% di me come ho sempre fatto in ogni attività. Sai qual è la cosa bella? Che tu ti stai fidando e non ti hanno ancora fatto vedere delle testimonianze che ci ho fatto caso adesso. Non Ma non te ho neanche. ho bisogno delle testimonianze, Luca. Non ho bisogno delle testimonianze. Va bene, no, in caso non è un problema per Niente. me. Ottimo, quando è che possiamo risentirci? Domani cos'è? Domani è sabato, prima delle 4 tu riesci? Domani ho un meeting alle 3, quindi potrei prima delle 3. Vedo perché io arrivo a casa alle 2:30, quindi Se no, la forse sera, se non fai. In domani farò alle 4, che sicuramente. senso? Ah. È al lavoro. Le 4 però sicuramente. Non penso che tu alle 4 di mattina ti svegli. No. Non lo so. Non lo so. Guarda, l'iscrizione più tardi che ho fatto è stata all'1:30. Ma perché col fuso orario ero. Vabbè. Però sì. Va Luca, bene. perfetto. O domani o domenica. Però Ok, sì, nessun problema. ecco, ti posso dire che ogni giorno che passa sono potenzialmente persone, questo è un bonus che non ti ho detto, però tu potenzialmente in un network puoi percepire delle commissioni anche da